Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale www.bogenbauer.it. Oggi parliamo di un arco tecnico, quindi un arco nudo, perché tanti di voi mi conoscono come costruttore di archi storici e anche come rivenditore di materiale d'arceria tradizionale, però alcuni di voi forse sanno, sono anche tecnico della fitarco. E quindi preparo e vendo anche roba moderna per archi moderni, come per esempio oggi quell'arco nudo che dobbiamo impostare. È un arco nudo per una ragazza, per quello è un po' corto, ha 23 pollici di lunghezza. Dobbiamo mettere lì il bottone, poi anche l'appoggio per la freccia, il vest, guardiamo all'allineamento dei flettenti e prepariamo lo center shot per i primi tiri di test. All'inizio fisso il rest per la freccia, poi metto dentro il bottone. Il libraggio di quell'arco sarà non tanto alto. Lì dietro ho aperto il bottone e metto la molla morbida. E adesso chiudo il bottone. Ok. E fisso anche lì dietro con quella vite. Chiudo la copertura del bottone e le altre viti lascio liberi, così posso poi impostare la base del center shot. Okay. Metto dentro e poi adesso qua non l'ho dato ancora la posizione giusta, ho solo inserito. Adesso devo mettere i flettenti. Sui flettenti ILF dovete sempre stare attenti perché c'è scritto upper and lower, quindi il flettente basso e il flettente alto. Sulla parte bassa metto certamente il flettente dove c'è scritto lower. E poi sulla parte alta metto l'altro flettente. Ok, bene. Ok, ho preparato una corda e la metto sull'arco. Ok, nella parte alta e nella parte bassa. Ok. Bene. E adesso col carichino metto la corda sull'arco. Metto la corda sull'arco. Adesso devo fare i primi controlli. Come primo misuro il brace. Ok, come scritto nel manuale del riser, il brace con quei flettenti corti dovrebbe essere tra i 19,5 fino a 21 centimetri. Adesso, se misuro, sono qua ad un brace di 20,6 centimetri. E quindi per me adesso va bene. Poi dando un giro alla corda posso aumentare ancora un po' il brace o anche abbassarla. E poi devo misurare all'inizio qua il tiller. Misuro la parte alta dal flettente fino alla corda. Lì siamo a 17,4 e sulla parte bassa siamo a 17,1. Quindi il tiller è positivo perché la distanza alta è più alta invece di quella bassa. Quindi abbiamo un tiller positivo con quell'arco, però vogliamo tirare come un arco nudo con tre dita sotto e string walking. Per quello è meglio iniziare con un tiller neutro. Ok, adesso avevamo lì sul flettente alto la distanza più grande.
Quindi bisogna evitare un po' la vite del tiller alta. Apro dietro, lì dentro c'è una vite che blocca la vite e sbloccandola posso muovere quella vite. E la do un po' di un quarto giro e poi misuriamo quanto è spostata la misura del tiller. Poi devo bloccarlo di nuovo. Lo blocco così. E da dietro chiudo il blocco della vite. Ecco. E poi al flettente basso controllo solo se il blocco della vite è ben chiuso. No? Servirebbe ancora un pochettino. Okay. Bene, metto la corda e poi procediamo. Bene, adesso ho spostato e adesso ho un tiller neutro, vuol dire nella parte alta e bassa la stessa distanza. Adesso bisogna di controllare l'allineamento dei flettenti. Lì preparo un attrezzo e vi spiego come funziona. Qui ce l'ho un attrezzo della ditta Weiter. Con quell'attrezzo si può montare sull'arco un pezzo di plastica e poi appoggiarlo bene. E adesso bisogna di controllare l'allineamento dei flettenti. Lì ce l'ho questi clips. Sono clips che ti danno il centro del flettente. Così. E poi anche sulla parte alta. E lì imposto l'allineamento dei flettenti. Da dietro posso controllare se i flettenti sono ben centrali e anche la corda dovrebbe essere, visto da dietro, perfettamente al centro di queste due vite e anche in centro dei flettenti. Questi flettenti si possono girare e muovere verso questa parte e anche verso quella parte. Per voi bastano quei clips, però esiste anche un attrezzo che uso io, c'è quel laser che ho, e con quel laser è un aiuto per controllare il centro. Il laser si appoggia qua in un filetto dell'arco. Lo metto dentro, ok. Poi è fatto come un checker, si mette qua sulla corda e poi il laser potete accendere e vedete il punto del laser. E con quel laser potete marcare il centro. Ok, lì vedo che sono già abbastanza centrale alla vite, poi controllo dietro, anche lì sono centrale su quel clip, un pochettino magari ci servirebbe, però non tanto. Nella parte bassa siamo anche centrali e adesso controllo la parte alta. Sulla vite alta siamo centrali, poi anche lì un po' fuori alla sinistra e su quel clip ci siamo centrali. No? Controllo se ben messo qui. Ok, in quel caso l'arco è già impostato molto bene, quindi devo solo controllare qua le vite laterali se sono bloccate. Per bloccare c'è dentro una vite così e la parte dietro della vite apre un'altra vite e così è veramente bloccato e non si può spostare. Anche lì controllo se è tutto ben chiuso con la chiave a brugola. Chiudo le chiavi a brugola qua su. Ah, vedete? Qua. Non era ancora fissato.
Adesso, come detto, non muovo la posizione, però do solo il fissaggio con quella vite. E anche qui. Blocco la vite. Eccoci. Bene. Poi sul flettente basso faccio la stessa cosa. Adesso devo regolare un pochettino l'altezza del rest, perché il rest è un po' alto. Ho anche preso una freccia di quel diametro cui uso dopo e vedo che la freccia è un po' alta verso il bottone. Per quel motivo sposto un po' il rest. Per controllare l'altezza e la posizione del center shot e del rest, ho qua un'asta spennata con lo stesso diametro con cui uso dopo le frecce. E adesso metto solo circa nell'altezza del punto d'incocco, metto la freccia e poi all'inizio do la posizione centrale della freccia, okay, la metto centrale, anche qua mi aiuto tanto il laser. Okay. Bene. Adesso vedo che il posizionamento del rest è totalmente storto e devo ancora aggiustare il rest. Action. Come vedete, adesso ho scelto una cocca stretta per poter fissare già la cocca anche senza punto d'incocco. E adesso ho messo la freccia totalmente centrale. Con laser vedete che il punto del laser è al centro dell'asta, però l'asta per l'impostazione di base deve andare un po' verso fuori, quindi do ancora un quarto giro al bottone. Ok? E adesso vedete che la freccia avanti, la punta della freccia è un po' alla sinistra di tutto. Vedete qua il punto. E così ho il posizionamento del center shot di base. Poi certamente devo fare il work back test e controllare se è tutto giusto. Però per il momento mi va bene così. Chiudo le vite e poi sono pronto. Ok, adesso abbiamo fatto l'impostazione dell'arco nudo di base. Ho dato qua il center shot col bottone, ho messo qua l'appoggio della freccia e poi metto al centro la forza, ancora la forza della molla. La molla si può pretensionare. Anche lì. Chiudo un po' il fissaggio della rigidità della molla e poi sono quasi pronto. Adesso faccio un punto d'incocco provvisorio. Qua col checker o la squadretta, come si dice in italiano, vedo la parte rettangolare alla corda, quindi lo zero dove è appoggiata la freccia. E tra un ottavo fino a un quarto sopra, un quarto pollice sopra, c'è la parte bassa della cocca e poi sopra la cocca metto il primo punto d'incocco con un po' di Dacron,
lo metto sulla corda, però come già detto, quel punto di incocco uso solo, uso solo un po', diciamo, provvisorio perché poi faccio i tiri di prova per impostarlo bene con frecce pennate e spennate. Ok, adesso ho fatto il punto d'incocco, normalmente si fissa con un accendino, però io lo uso solo provvisoricamente per controllare e certamente sotto bisogna fare un altro punto d'incocco per avere ben fissato la cocca. E vi ringrazio molto per guardare il mio video e ci vediamo prossimo sabato col mio prossimo video. Sono molto contento che guardate sempre i miei video e vi ringrazio molto e ci vediamo la prossima settimana. Ciao e grazie. Ciao!